Un buco proprio all'inizio o alla fine, dipende da dove si prende la via, di via Cordaroli. Guardate, un buco sull'asfalto anche abbastanza grande, il manto stradale ha ceduto sotto il peso dei tanti passaggi, dei veicoli, credo, e si è prodotto questo buco che fa vedere anche appunto bene l'interno, è proprio collassato l'asfalto e si è ammucchiato sotto. Via Cordaroli è stata chiusa in ingresso, certo che però qua ci sono anche i frontisti che ovviamente devono poter tornare a casa e quindi si congestiona un po' il traffico in questa zona, soprattutto quando una persona deve passare, anche perché qualcuno, nonostante questo ingresso verso la discesa di Via Cordaroli sia chiuso, passa lo stesso perché magari deve andare a casa sua. In realtà scendendo Via Cordaroli, per intenderci e per capirci, si arriva a Roiano, quindi è una direttrice non fondamentale, però sicuramente importante per arrivare in tempi brevi da Roiano a Via Commerciale. Quindi vedete, le macchine devono fare molta attenzione prima di mettersi nella viabilità, perché insomma c'è un leggero restringimento della carreggiata a causa dei cartelli e dei pannelli messi dagli operai, logicamente un pochino c'è. Ripetiamo, non è un disagio così importante da pregiudicare la viabilità, però insomma rallentamenti al traffico un pochino si segnala.